Ciao, io sono Adomas, ho 9 anni e vado in quarta elementare. Faccio scout. La domenica facciamo delle attività e poi andiamo a messa e gioco con i miei amici. Il mercoledì facciamo delle attività dove ci stanno i miei amici, Giacomo e Romeo, che Giacomo purtroppo ha cambiato scuola e quindi lo vedo solo a scout e pure a calcio. Il martedì vado a calcio e pure il venerdì. E praticamente ci stanno quasi tutti i maschi della classe, quindi mi piace tantissimo giocare a calcio con loro e faccio tanti gol. E vorrei fare una domanda a caro Gesù. Cosa rappresenta Gesù per le persone che crede? Ciao bambini, ben ritrovati a Caro Gesù. Ciao anche a te, Adomas. Il tuo nome, caro Adomas, non l'ho sentito spesso. Allora sono andato a fare una ricerca e ho visto che nella lingua lituana significa Adamo. Allora, la tua domanda, caro Adomas, è molto interessante, perché tu chiedi chi è Gesù per i cristiani, fondamentalmente, quindi per le persone che credono in Lui. Ma lo sai che Gesù t'ha anticipato? Eh sì, un giorno Gesù stesso ha fatto questa domanda ai suoi discepoli e gli ha detto: voi amici miei, chi dite che io sia? Solo uno è riuscito a dare la risposta giusta, corretta, proprio Pietro. E ha detto: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Ma che vuol dire Cristo? Parola strana. È una parola che viene dal greco, significa unto, inviato, il Messia, quello che il popolo di Israele stava aspettando, il liberatore. Quindi Gesù per i cristiani è il Messia, ma possiamo dire che per i cristiani è tutto, è il centro, è l'amore di Dio. Un giorno Gesù, quando stava nell'ultima cena, mangiava con i discepoli per l'ultima volta, Filippo gli chiese: Maestro, facci vedere Dio, quello nel cielo, questo ci basta. E Gesù gli ha risposto: Filippo, sono stato tutto questo tempo con te e tu ancora non hai visto il Padre? Chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù è il volto dell'amore di Dio. Ma Gesù è tante altre cose, eh? Gesù è un amico, fedele, è l'unico che non tradisce mai, anche se non lo vediamo. È un maestro Gesù. Anche per noi cristiani, soprattutto per noi cristiani. Sapete che gli ebrei lo chiamavano Rabbì. Che vuol dire Rabbì? Maestro. Noi quindi siamo i cristiani, coloro che amano Gesù. E lo amiamo a tal punto da prendere il suo nome, il Cristo, come dicevamo all'inizio. Ma siamo anche chiamati cristiani cattolici. Cos'è sta parola, cattolico? Cattolico vuol dire universale, perché apparteniamo a una chiesa che è di tutto il mondo, sotto la guida del Papa, successore nel tempo di San Pietro. E ora è arrivato il momento di una domanda interessantissima di Samuele. Guardate un po'. Ciao, sono Samuele, ho 7 anni e mi piace fare il portiere a calcio e mi piace anche raccogliere i funghi. Ma avrei una domanda da dirvi. Che sono gli angeli custodi? Ciao! Ciao Samuele, benvenuto anche tu a Caro Gesù nel nostro studio. Allora, la tua domanda, Samuele, ma chi sono gli angeli custodi? Allora, intanto noi da cristiani dobbiamo credere che gli angeli esistono e ci sono. Gli angeli esistono. Poi, come dice Samuele, ci sono degli angeli che Dio ha affidato alla nostra vita e questi sono proprio gli angeli custodi. Come ce li possiamo immaginare se non li vediamo? Proprio come degli amici invisibili. Loro sono sempre vicino a noi e ci accompagnano nella vita. Ci proteggono e ci ricordano che bisogna pregare, che è importante pregare, avere un contatto con Dio. E quando ogni tanto ci dimentichiamo di Dio, è come se loro ci alzassero il mento e dicessero: guarda che sopra c'è un Padre buonissimo che ti ama, ogni tanto pregalo, ok? Poi, dell'esistenza degli angeli
Noi siamo certi perché nel corso della storia sempre loro sono intervenuti e hanno dato una mano agli uomini per compiere la volontà di Dio. Pensiamo per esempio a Maria. È sceso dal paradiso l'arcangelo Gabriele per dirle che se avesse accettato sarebbe diventata la mamma di Gesù. Quindi una notizia bellissima che avrebbe cambiato la storia per sempre. È stato proprio un angelo a darla, anzi, di più, un arcangelo vuol dire un angelo più grande, più importante. Oppure sono proprio gli angeli che dicono a Maria Maddalena, quando Gesù è morto, che lui in realtà è vivo, è risorto e sta ancora con gli uomini. E questi angeli guardano sempre il volto di Dio Padre. Come facciamo a saperlo? Come faccio a saperlo? Lo dice Gesù nel Vangelo, dice agli ebrei: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché il loro angelo guarda sempre il volto del Padre mio nel cielo. E allora oggi, cari bambini, voglio insegnarvi proprio la preghiera dell'angelo di Dio. E fa proprio così: angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Avete sentito? Noi gli chiediamo di illuminarci, illuminare il nostro cammino, cioè di sapere cosa scegliere nella vita, di guidarci, di sostenerci. Questa è bellissima di preghiera, eh? La possiamo dire quando ci pare, al mattino, all'inizio della giornata o alla fine, quando andiamo a letto. Va bene? Allora, bimbi, abbiamo imparato tante cose oggi, spero di essere stato chiaro. Non mi resta che darvi l'appuntamento la settimana prossima, con un bacio e un grande abbraccio. Ciao a tutti!